Vittorio Civitillo convince Flumeri ma non Bologna. Se il piano di rilancio presentato nei giorni scorsi ai lavoratori e sindacati irpini ha riscontrato l'ok delle parti, a Bologna non si respira lo stesso clima. Gli emiliani parlano di percorso tutto in salita e rinviano ogni decisione alla settimana prossima. Per lunedì è infatti previsto un nuovo incontro presso la sede del Ministero a Roma. In preparazione del nuovo tavolo, lo scorso giovedì si è tenuto un incontro proprio a Bologna. Anche in questo caso Civitillo ha incontrato le RSU aziendali e i sindacati territoriali che per la necessità di un serio piano che riguardi il rilancio dello stabilimento, sia in termini di innovazione e ricerca che per quanto riguarda la parte produttiva. Dall'incontro con Vittorio Civitillo per i lavoratori emiliani non sono giunte le risposte che si attendevano. Se da una parte è stata condivisa, almeno a parole, la volontà di salvaguardare gli attuali posti di lavoro, dal punto di vista della produzione dei bus non si registrano sviluppi positivi. In pratica, lavoratori e sindacati hanno chiesto alla nuova proprietà nuove produzioni all'interno dello stabilimento. È una sfida quella lanciata da RSU, organizzazioni sindacali, a Civitillo sul futuro dell'azienda bolognese. La proprietà si è mostrata disponibile ad affrontare le richieste, coinvolgendo anche le istituzioni e prevedendo una serie di incontri successivi a quello programmato per lunedì a Roma.